Benvenuti! Questo è il mio viaggio in Italia alla scoperta di persone particolari che hanno deciso di dedicare la vita alla preparazione del migliore espresso possibile. Gli artisti del gusto. Sono Megan Williams, una giornalista e scrittrice canadese affascinata dall'Italia. Oggi sono in Puglia, terra di ulivi secolari e città barocche, dove anche le pietre sono poesia. Qui andremo insieme alla scoperta di Ostuni, dove fare un espresso non è solo una passione, ma anche uno spettacolo. Questo gioiello di paese nel cuore della Puglia è Ostuni. I muri bianchi evocano la Grecia e infatti il nome deriva probabilmente dal greco Astu Neo, cittadella nuova. È un luogo dove la brezza si fonde con gli odori agrodolci dei limoni. Tra questi vicoli stretti si sente anche un altro aroma, quello ricco e intenso del caffè espresso, proveniente dalla piazza centrale di Ostuni, dove c'è il Caffè Garibaldi. Piazza della Libertà è il centro, il cuore di Ostuni. Io adoro il bar, lo trovo proprio un punto di riferimento, amo passarci pomeriggi. E il caffè, un buon caffè, è quello che ti fa scegliere il bar giusto. Caffè Garibaldi si trova nella... per me è bellissima perché ci tengo a questa città, nella città di Ostuni, nella piazza della città di Ostuni. Quindi un bar proprio storico, dove la gente si incontra innanzitutto la mattina, per una pausa, la pausa caffè a volte. Il cliente viene qui a raccontare alcune storie, è come il barbiere, no? E ci si racconta, che ne so, cosa è successo ieri. Spesso si discute di alcune partite del giorno prima. Il Caffè Garibaldi è nato per essere un bar di riferimento da mo' a 40 anni, 50 anni, quindi un bar proprio storico. Il mio primo caffè l'ho preso a 8 anni, ovviamente me l'ha dato mia nonna. Un barman che faccia un caffè è un artista del caffè. Non è che il caffè lo sappiano fare un po' tutti, eh? Tazza di caffè è il modo migliore per sentirsi a casa dovunque nel mondo. E tra poco una piccola parte del mondo arriverà qua, attirata dal caffè. Ma anche dal nostro artista del gusto, Pietro, un campione di cocktail acrobatico. Sono Pietro e sono di Napoli. Durante l'inverno giro il mondo per fare gare di barman acrobatici. L'estate amo rimettermi al lavoro dietro al bancone e preparare caffè alla macchina espresso, proprio qui ad Ostuni, la città bianca. Negli anni ho capito che per fare bene il mio lavoro ci vogliono tante qualità, ma quelle più importanti sono l'abilità e la passione. L'abilità la conquisto con il sacrificio e l'allenamento. Con la passione invece ci devi nascere, la devi avere dentro. È lei che ti spinge a fare gli stessi movimenti migliaia di volte, solo per ottenere la perfezione. La stessa che ti fa vincere una gara o ti fa fare un buon caffè. Sì, è un giocoliere quello più che altro, ed è molto piacevole vederlo all'opera. Rimani abbagliato, insomma, dalla sua bravura, perché vedere queste bottiglie che volano mentre prepara cocktail è, per me è il massimo. Pietro, come hai scoperto questo talento tuo di fare l'acrobazia con i cocktail? Tutto è nato dal caffè. Il mio caro amico mi ha spinto a fare i primi corsi di barman ed insieme a lui siamo cresciuti aiutandoci uno con l'altro, allenandoci ogni giorno costantemente. Sono passato, diciamo, dalla strada al lavoro. Dopo questa scoperta ho iniziato ad ottenere risultati per progettare qualcosa in futuro. Raccontami una giornata tipica. Lavoro, dormo e mi alleno. Queste sono le tre cose della mia giornata.
Mi puoi far vedere il braccio? Allora, flair without limits, che in italiano vuol dire più o meno fantasia senza limiti. Sì, sì, come mai hai scritto questo sul braccio? Beh, questa scritta l'ho fatto perché proprio per non fermarmi mai negli allenamenti. E quando l'hai fatto? L'ho fatto dopo la mia prima competizione. Molta emozione c'è stato, molti errori. E da lì ho voluto riprovare facendo la seconda competizione che mi è andata meglio. Pietro l'ho conosciuto appena sono arrivato, mi sembrava un polipo gigante, vedevo che muoveva le mani destra e sinistra, è un ragazzo fantastico, poi è davvero un campione Pietro, siamo orgogliosi di averlo nel nostro Garibaldi Group, nella nostra grande famiglia. Non ho mai visto una persona così innamorata del suo lavoro, che si allena sia mentre lavora che quando sta fuori dal lavoro, ed è... io lo apprezzo tanto questa cosa e credo molto in lui, credo che arriverà davvero molto lontano. La passione di Pietro la vedi negli occhi proprio quando lavora, perché lui è lì per far qualcosa, per farlo bene. Quello che fa sempre col gomito così, col bicchiere che sta qua su. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. How many coffees? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten coffee. Yeah. Ten coffee and one cappuccino. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Allora, una curiosità. Che differenza c'è fra essere un artista del gusto quando sei in gara? Quando sei qui al bar davanti ai clienti? Beh, secondo me non c'è differenza tra una competizione e quando lavori al banco, perché in una competizione sei giudicato da campioni del mondo e invece quando lavori al banco, grazie a questa abilità, a questo flair, puoi far sorridere un cliente e questo è un artista del gusto. Che tipo di cocktail chiedono i clienti la sera? Vodka espresso, espresso martini, che sono i cocktail più richiesti attualmente dai clienti. Allora, per me è stata una scoperta di conoscere questi vari cocktail al caffè per l'estate, che mi sembrano molto buoni, no? Un buon vodka espresso si prepara così. Lo shaker Boston presumo sia un cocktail al caffè. Mettere 4 o 5 cubetti di ghiaccio nello shaker Boston. Guarda, se mi dici Jäger ti parlo di Lupin, se mi dici Jäger non ti saprei dire sinceramente. Aggiungere mezzo Jäger piccolo di zucchero liquido, mezzo di liquore al caffè e uno di vodka bianca. Aggiungere poi un espresso caldo appena preparato. Quindi il caffè caldo o il caffè freddo? Dipende il cocktail, se deve essere un po' digestivo, se deve essere un cocktail dissetante, dipendono da tanti fattori. Inserire il tin dello shaker Boston sul bicchiere di vetro, in modo leggermente obliquo. Agitare fino a quando compare la schiuma. Infine, utilizzando il tin, versare in un bicchiere freddo il nostro vodka espresso. Prego, Megan, questo è per te, dammi un'opinione. Grazie. Questo come si chiama? Vodka espresso. Vodka espresso. Buono. Grazie. Ne prendo un altro. Mentre tramonta il sole, mi viene in mente l'immagine di Pietro. Con il suo estro e la sua grinta, è riuscito a trasformare il suo lavoro in uno spettacolo gioioso, un piacere per gli occhi e per i sensi, un altro modo di essere artista dal gusto. Tra poco andrò via da Ostuni, dalle sue mura antiche che riflettono la luce del sole che scende. Andrò ancora più a sud di questa bellissima regione. Arriverò a Taranto, una città dalla storia ricca, dove il caffè, oltre che un piacere, offre un rifugio dalla sua presente complessità.